Buonasera a tutte, amiche mie, amici miei, buonasera, eccomi qua, questi belli castagni, questo è il periodo. Ragazzi, devo fare queste castagne perché stasera devo fare un bello risotto, un riso ai funghi porcini e castagne, però ho fatto castagne, adesso le metto a fare nella friggitrice aria, ragazzi, senza metterle nell'acqua, l'ho solo sciacquate un poco, l'ho messo qui, l'ho messo qua dentro. Facciamo, allora, 180 per 18 minuti. Ragazze, vengono delle castagne buonissime. Le castagne sono pronte, ragazze. Madonna mia, vi giuro, ma delle castagne velocissime e buonissime. Mo le assaggiamo insieme. Guardate qua, però cuociono, aspettate. Ecco qua il momento dell'assaggio. Ragazze, ve lo giuro, non ho fatto niente, la buccia se n'è venuta da sola. Ma come che, guardate come fuma. Ah, buonissime. Ragazzi, il video precedente vi ho fatto vedere che ho fatto queste castagne, perché stasera ci mangiamo un bello riso ai funghi misti. Prima mi sono sbagliata, porcini, champignon, chiodini, tutti questi funghi misti, con riso, castagne e bestia. Ragazzi, ho messo a soffriggere l'aglio, una metà dei funghi, poi quest'altra metà l'ho messa in questa bella ciotola, ragazze, con un po' di besciamella, un po' di sale, un filo d'olio, e adesso da parte ho fatto una bella pentola, bella calda calda, con acqua bollente e dado, e aggiungiamo qua dentro per frullare tutto. Poi vi faccio vedere. Ragazzi, dobbiamo frullare tutto perché deve in una bella crema. Frulliamo tutto, cadiamo una bella crema. Dopo, adesso facciamo tostare il riso. Ragazze, tutti che me lo chiedono, questo è il riso che io uso solo questo perché mi trovo benissimo. Ragazze, adesso facciamo tostare il riso. Facciamo tostare il riso, alziamo tutto la fiamma. Un bello riso, bello tostato. Fatto tostare il riso un paio di minuti, iniziamo ad aggiungere il brodo fatto da parte, che ragazzi, mo si deve cuocere, si è andata bella bella, la mamma è creduta, guarda che sta cacciando, eh? Il tempo che abbiamo sbucciato tutte queste castagne, ragazze, la metà le metto che si deve cuocere adesso con il riso, vedete, ho sbucciato le castagne, e l'altra metà, vabbè, non tutte, le metto in ultimo. Allora ragazze, aggiungiamo un po' di prezzemolo, ho aggiunto altro dado da parte, guardate come è bello coperchio, adesso deve solo cuocere e ci vediamo al momento del piatto. Guardate come è venuta bella la crema, il riso è fatto, e adesso aggiungiamo la crema. Facciamo fare altri 3-4 minuti per far prendere sapore. Ragazzi, mamma mia, pure già avete già assaggiato, e il nostro riso è pronto, fatto, perché mamma mia, guardate qua, vedete la mia come bella, ci diamo per fare al amalgamare tutto, mamma mia, sulle ragazzi, buon appetito. Amiche mie, il nostro riso ai funghi misti e castagne è pronto, mamma mia, guardate qua, Susè, che dici? Buono. Quando qua faccio il mio ristorante, lo sbatto, con l'ar, ragazze, mo prendiamo pure le castagne e le appoggiamo sopra. Ragazze, questo è il piatto, lo sapete, pure la bellezza del piatto, ci sta, casa mi aspettano a me, e poi, come si dice, l'assaggio un po' mangiare. Ma sei fermo? Buonissimo, un bacio da Marinella.